Botta e risposta. Corato e Barletta si affrontano senza esclusione di colpi. Ne viene fuori un 2-2 che lascia intatte le speranze di primato dei biancorossi e quelle playoff dei neroverdi. Per il Barletta 11 tipo, unica novità Cafagna nel mezzo al posto di Perrin. Nel Corato peso dell'attacco sulle spalle di Montaldi. Proprio dell'argentino è il primo squillo. Lo vecchio respinge con i pugni. Ancora Montaldi al nono. L'argentino soffia il pallone a Marangi e calcia trovando ancora lo vecchio pronto. Alla prima sortita il Barletta passa. Corner di Ganci da destra. Campanella mette giù Polidori ed è calcio di rigore. Dal dischetto il solito Morra e Graciale per lo 0-1. Al 19esimo ospiti vicini al raddoppio con Dirito che non riesce a controllare il pallone su invito di Morra. La risposta del Corato arriva dai piedi di Cotello. Lo vecchio c'è. Il numero 1 biancorosso non può nulla però quando al 25esimo Petitti disegna una traiettoria perfetta da calcio di punizione per l'1-1 Corato. Subito il pari i biancorossi provano a riportarsi in avanti. Punizione di Ganci al 35esimo a Dario di pugno in corner. 6 minuti più tardi i piani del Barletta si complicano. Fallo di reazione di quarta su Petitti e rosso diretto per il numero 10. Biancorossi in inferiorità numerica. Il colpo subito non scompone l'11 di Farina che nel secondo dei 3 minuti di recupero torna in vantaggio. La punizione di Polidori è splendida, manda le squadre a riposo sull'1-2. Pronti, via nella ripresa e il Corato pareggia. Pasticcio della difesa biancorossa e Petitti ne approfitta siglando il 2-2 e la doppietta personale. Il gol subito potrebbe fiaccare il Barletta che invece, nonostante l'inferiorità numerica, prende il controllo del gioco sfiorando subito il terzo gol con Cafagna. A Dario risponde in due tempi. Al 66esimo occasione per il neo entrato Milella che conclude un bello schema su punizione trovando un attento a Dario. 2 minuti dopo grande occasione per il Corato. Il diagonale di Montaldi è alto di pochissimo. Di pochissimo sul fondo dall'altra parte finisce la conclusione di Russo. Il Barletta ora spinge all'84esimo sponda di Russo per Morra che in acrobazia impegna Dario. Sugli sviluppi del corner il numero 1 nero-verde dice di no a Bonasia. L'ultima emozione del match arriva al 91esimo quando D'Aiello indirizza in porta una rimessa laterale. La sfera finisce in rete senza alcun tocco e l'arbitro non convalida. Termina 2-2 per i verdetti ripassare tra una settimana.